Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Stamattina ci troviamo a Dubai per la seconda volta, ma questa volta da crocieristi. Siamo molto emozionati perché noi amiamo questa città. Adoriamo la crociera. Si fermerà qui il primo giorno e l'ultimo giorno, quindi cercheremo di mostrarvi il più possibile di questa bellissima città. Quindi, come sempre, venite con noi. Venite con noi, andiamo. Allora, abbiamo appena preso un taxi qui al porto. Sì, direzione Dubai Frame, la nostra prima tappa. Quindi iniziamo dal Dubai Frame. Sì. Andiamo. Qua arrivati. Appena scesi dal taxi, qui a Dubai Frame, detta la cornice dorata, alta 150 metri. Noi già ci siamo stati quando siamo stati la volta a Dubai, però ci vogliamo risalire perché è un'emozione unica. Andiamo ad acquistare biglietti. Quando è stata inaugurata la Dubai Frame? Nel 2018. Nel 2018. Andiamo. Qui c'è la biglietteria, guardate fuori com'è bella, luccica. Non vedo l'ora di risalire di nuovo sopra, c'è un panorama bellissimo. Andiamo. Biglietti fatti. Il quanto abbiamo pagato? 52,50 a dirham. Head, in euro circa 13 euro. 13 euro a persona, ok. Andiamo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hai visto il pavimento, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Ma sempre lo stesso effetto. Sempre emozionante qua, è vero? Bello, sempre bello. Sempre bello. Appena terminata la nostra visita qui. Qui a Dubai Frame, adesso prendiamo di nuovo il taxi e andiamo. Mirage Garden. Ah, questo è la prima volta anche per noi. L'altra volta non siamo venuti, era chiuso perché era ottobre, però questa volta non ci sfugge. Andiamo. Andiamo. Come avevo detto, prossima tappa Mirage Garden. Eccoci qua arrivati. Che bello, che bello. Allora, biglietto acquistato, il prezzo è di circa 25 euro. Ok, grazie, vale. Ne vale la pena, ragazzi. Si vede che ne vale la pena, è stupendo qui dentro. Del governatore di Dubai, Sabil. Non possiamo oltrepassare questa zona, altrimenti ci sparano. Amici, allora, prossima tappa Dubai Mall. Dove saliremo? Sul Burj Khalifa, lì. Eccolo là, al 124esimo piano. E poi alle ore 18 vedremo lo spettacolo delle fontane danzanti. Ok. Quindi venite con noi e seguiremo. Andiamo, andiamo. Amici, il secondo centro commerciale più grande al mondo, il primo si trova a Shanghai e il secondo qui a Dubai, il Dubai Mall, 1200 negozi e 120 ristoranti, bellissimo. Questo è l'acquario che si trova all'interno del Dubai Mall, bellissimo, noi già ci siamo stati, però vi metto qui qualche immagine, qualche foto, bellissimo, super consigliato, andatelo a visitare. Veramente molto bene. Amici, questa è la fila. che vi consigliamo di acquistarle sempre online. Se no è molto difficile salire sul Burj Khalifa. Abbiamo pagato 65 euro a persona. Perché questa è la fascia oraria che costa di più, dalle 14.30 fino a dopo il tramonto, la fascia oraria che costa di più. Sì, ok. Vale, emozionata? Sì. È vero che noi già ci siamo stati, però è sempre un'emozione, perché comunque è sempre il monumento più importante qui a Dubai. Sì.
non scherziamo. Ci hanno detto che ne stanno costruendo un altro ancora più alto. Quindi tra qualche anno ci ritorneremo e lo vedremo. Ok. Il momento più atteso di questo video, arrivate al 124esimo piano, esattamente a 452 metri di altezza. Andiamo, andiamo a vedere questo spettacolo. Amici, spettacolare da qui sopra. Tra poco si scende e andiamo a vedere lo show delle fontane. Aspettiamo che fa buio perché tra mezz'ora qui già è notte e andremo a vedere lo show delle fontane. Andiamo, saluta i nostri amici. Amici, rieccoci qui all'interno del Dubai Mall. Adesso vi mostriamo un'altra cosa molto bella e importante da visitare qui all'interno del Dubai Mall. Ecco a voi la cascata d'argento. Bellissima. Veramente molto bella. Adesso stiamo aspettando lo spettacolo delle fontane, il primo inizia alle 18, quando fa ogni mezz'ora. Adesso ci siamo spostati alla Dubai zona, Marina. Sì, la marina artificiale più grande del mondo, circa 6 km. Eccoci qua, adesso ci troviamo alla Palma Jumeirah, la palma artificiale più grande del mondo. Qui è tutto più grande del mondo, quindi pure se non lo diciamo è sempre più grande del mondo. Sta passando la metropolitana qui sopra di noi. Questo alle nostre spalle, sì, ecco, è l'Atlantis Hotel. Che è un hotel 5 stelle, una catena che si trova comunque in varie parti del mondo. Mondo, sì, sì. Qui c'è l'acqua park Atlantis, che è davvero molto bello, è un acqua park. Noi siamo stati già... Vi lasciamo qualche immagine e guardate. Molto divertente, quindi andateci. Valle, dove siamo adesso? Qua siamo al Souq Madinat Jumeirah e vedremo anche la visuale da lontano del Burj Arab, detto anche la vela. Ok, andiamola a vedere. Vela per trascorrere la notte qui all'interno di questo albergo, il Burj Arab 7 stelle, costa circa $30,000 a notte. Ci verremo? Mai. Cavolo, sì. È possibile anche fare un'escursione per visitarla all'interno al prezzo di circa 80 euro. Ecco, 80 euro a persona. E ti fanno visitare la reception, ti fanno vedere, no? Allora amici, fino ad ora vi abbiamo mostrato la Dubai nuova, Dubai Marina, e adesso siamo a Dubai Vecchia. Adesso prenderemo un'imbarcazione tipica araba e attraverseremo Creek, che è un fiume salato, e andremo all'altra parte della città. Uno di quelli. Andiamo. Stiamo attraversando per andare a Deira. E arriveremo al
questo è cioccolato bianco? Dattelo. Mamma mia, eccolo qua. Diversi gusti. Che bontà, che squisitezza. O li compriamo. Datteri acquistati. Abbiamo preso diversi gusti così per assaggiarli tutti quanti. Proseguiamo e grazie sempre per la vostra visione, per il vostro tempo. Lasciate un like, un commento se vi fa piacere. E iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale che è gratis. Grazie. Per rinfrescarci abbiamo acquistato un bel cocco perché fa molto caldo. Con tutto ciò che siamo a gennaio, ma è il loro inverno, ma per loro è l'inverno. Per noi è estate. Per noi è estate, si muore. Bel cocco fresco. Appena rientrati velocemente qui a bordo. Siamo cambiati e termineremo questi due giorni a Dubai con il safari nel deserto. Quindi come sempre venite con noi. E tra poco entreremo nel deserto con una di queste città assicurate nel deserto, eh? Abbiamo noleggiato qui nel deserto per mezz'ora il quad per divertirci un po' e poi inizieremo il nostro safari in jeep. Ciao! Adesso siamo appena arrivati al campo. Al campo, questo alle nostre spalle, dove faremo una cena, assisteremo a uno show e sarà finita la giornata. Andiamo. Allora amici, una cosa che dimenticavo, durante il safari sì. Si può anche scendere le dune con una tavola. Però una il sandboard, una cosa del genere. Noi non l'abbiamo fatto perché io sono infortunata, sì, però lasciamo qui qualche immagine. Qualche immagine della volta precedente che l'abbiamo fatto. Divertimento assicurato nel deserto. Carissimi, sono terminate le nostre due giornate qui a Dubai, siamo di nuovo qui a bordo, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente quello che vi abbiamo fatto vedere è il tempo giustamente che vi dà una crociera da fare. Poi ogni crociera che venite a Dubai potete fare tante altre attività. Spero che vi è piaciuto questo video, vi salutiamo, grazie sempre per il vostro tempo e date un'occhiata al canale. Ciao, grazie, ci vediamo nel prossimo video.